Massimo D'Alema, Virginia Raggi, e votare no per il referendum, per ridimensionare il Senato. Beh, il grande potente quotidiano romano La Repubblica, che fa parte del dominio di Carlo De Benedetti, la Repubblica, l'Espresso e ora anche la Stampa. Beh, la Repubblica ha scritto autorevolmente che Massimo D'Alema avrebbe detto ai suoi amici che lui avrebbe votato Virginia Raggi per Campidoglio. Allora quelli del PD hanno detto a Massimo D'Alema: "E tu, Massimo D'Alema, smentisci il quotidiano romano La Repubblica?" E Massimo D'Alema ha smentito, se non che il quotidiano romano La Repubblica invece ha riconfermato, ha detto: "No, no, no, noi del quotidiano romano La Repubblica confermiamo le voci che sono a noi giunte, per le quali voci Massimo D'Alema avrebbe detto a tanti suoi amici che lui avrebbe votato Virginia Raggi, perché sapete, no, che Massimo D'Alema ha un po' di ruggine nei confronti di Matteo Renzi. E poi si dice pure che Massimo D'Alema voglia fondare un comitato per il no in stampatello, per il no, si deve dire no come i bambini di 3 anni che sono nella fase del no, il no, psicologia dell'età evolutiva, il no. A 2 o 3 anni il bambino ti dice sempre di no. Proprio come osservava Nietzsche diceva che una delle condizioni essenziali dell'affermazione è la negazione e la distruzione. Quindi dire sempre no, come Marco Travaglio, tutto sommato, anche Marco Travaglio dice sempre no. Beh, allora io vorrebbe osservare che Massimo D'Alema ha fatto una grande carriera in politica. Quando era ancora giovane, 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 fu Enrico Berlinguer che gli mise la mano sulla spalla e lo nominò a capo della gioventù comunista. Era giovane, giovane Massimo D'Alema e si trovò subito elevato a livelli nazionali. E poi ha fatto politica. È stato persino capo del governo, è stato persino capo del governo, e ai tempi del governo D'Alema avvenne il fattaccio. Voi dite: "Ma quale fattaccio?" Io non l'ho dimenticato, perché la mia memoria senile dimentica le banalità, ma non dimentica le cose importanti. Avvenne il fattaccio. E il patriota turco Ocalan, zio Apo, zio Ocalan, il patriotta turco Ocalan, che ora sta nelle carceri, patriotta turco, curdo, il patriotta turco curdo, Ocalan, che ora si trova nelle carceri a Bisanzio, a Istanbul. In carcere. Ai tempi del governo D'Alema, quando D'Alema era premier, era venuto in Italia Ocalan, che era un patriota dei curdi, un patriota, era scappato via, era un patriota, così come Mazzini era un patriota degli italiani, ma era nemico dell'impero austro-ungarico. Giuseppe Mazzini ha organizzato tantissimi eventi rivoluzionari, tante ribellioni, e gli austriaci non lo potevano vedere, no? Quindi era scappato all'estero anche Giuseppe Mazzini. E così Ocalan era scappato in Italia. Allora il governo turco ordinò al governo italiano, presieduto da Massimo D'Alema: manda via, consegnaci Ocalan o mandalo via." E Massimo D'Alema, che pur faceva parte del Partito Rivoluzionario, Partito Comunista Italiano, un partito rivoluzionario,
intimò a Öcalan di andarsene, per cui tutti che osservavano gli eventi videro che Öcalan, il turco, il curdo Öcalan, il patriota rivoluzionario curdo, turco Öcalan, videro che se ne andava, lo seguirono, lo arrestarono, lo portarono in galera, dove c'è ancora oggi. Io ricordo questo di Massimo D'Alema. Io, se fossi stato in te, Massimo D'Alema, non avrei agito così, perché tu hai voluto fare, hai voluto essere più realista del re, hai voluto far vedere che tu eri diventato un occidentale, proprio stavi dentro l'Occidente. No, al tuo posto Giulio Andreotti avrebbe agito meglio e avrebbe organizzato una finta fuga di Öcalan, una finta fuga, se ne intendeva di queste cose, e al governo turco gli avrebbe detto: beh, governo turco, mentre noi ci preparavamo a consegnarti Öcalan, Öcalan con l'aiuto di chissà chi è scappato. E vabbè, allora, ma tu hai avuto gli onori, Massimo D'Alema, hai avuto gli onori che eri un ragazzino, che so, di 20 anni, mi pare, che Enrico Berlinguer ti ha infeudato, ti ha messo la mano sulla spalla, Enrico Berlinguer, e ti ha elevato agli onori politici, sei diventato un leader nazionale, che c'avevi 20 anni, ma che vai cercando? Ma perché non ti metti in pace? Sei lì che sputi veleno contro Matteo Renzi, va là che il quotidiano romano La Repubblica non credo vi abbia sbagliato a scrivere che tu vorresti votare o voterai per Virginia Raggi, perché tu gli vuoi fare i dispetti a Matteo Renzi è quello che ti ha rottamato. Ma ritirati in pace, Massimo D'Alema, ne hai avuti anche troppi di onori politici, e lascialo lavorare Matteo Renzi, no, non sarei mica invidioso, vero? Ecco, e poi no, ma perché gli vuoi dire di no al referendum? Non sei contento, Massimo D'Alema, che il Senato della Repubblica scenda da 300 senatori a 100 senatori, che 200 poltroncine vengono spazzate via? Non sei contento di questo? Che c'è, la deriva autoritaria c'è? La deriva autoritaria, ma se ci sono 150, 200, 250 costituzionalisti che dicono che non c'è nessuna deriva autoritaria, sono tutti pretesti, l'invidia ne inventa tantissimi di pretesti, quanti pretesti che invida, che individua l'invidia. Poi c'è il grande proverbio che dice che le strade che conducono all'inferno sono lastricate di buone intenzioni, Massimo D'Alema. Che quando eri un ragazzetto Enrico Berlinguer ti ha messo la mano sulla spalla così che ti ha consacrato leader nazionale dei giovani comunisti, che eri un ragazzino, e accontentati, no, del tuo passato, ma che vai cercando? Ritirati, Massimo D'Alema, ma ritirati. Ritirati, che non ti mangi il fegato così. E vabbè, cari amici, ecco qua. Massimo D'Alema, Virginia Raggi, referendum no. È simpatica la questione che riguarda il quotidiano romano La Repubblica. Per il quotidiano romano La Repubblica ha detto: Massimo D'Alema intende votare per Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle. Poi quelli del PD hanno detto: ah, smentisci? E D'Alema ha detto: io smentisco. Però il quotidiano romano La Repubblica ha detto: noi confermiamo che Massimo D'Alema ha confessato ai suoi amici che lui vorrebbe votare per Virginia Raggi, tra parentesi, per far dispetto a Matteo Renzi, perché Roberto Giacchetti a Roma è il candidato del PD di Matteo Renzi. I dispetti si fanno, ma che bello. Vabbè, cari amici, vi ho rivelato il passato di Massimo D'Alema quando era ancora un ragazzino. Enrico Berlinguer gli mise la mano sulla spalla come si faceva al tempo dei feudatari, no? E lo nominò capo nazionale
della gioventù comunista, capito? Non sei contento per la carriera che hai fatto? Non sei contento, Massimo D'Alema? Vabbè, cari amici, qua a termino, ma ricordate che troverete tutta la documentazione nel riassunto di questo video. A tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.